Amici sportivi, un cordiale saluto da Federico Ragona, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vi parliamo di Trapani eh, Sant'Agata, in programma eh, allo stadio provinciale domenica alle ore 14.30. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al nostro... Un canale eh, di YouTube eh, e attivare la campanellina per stare eh, sempre aggiornati sul nostro canale. Andiamo a conoscere la formazione ospite, il Sant'Agata eh, saranno due i ex in campo per questa partita nella formazione ospite eh, Francesco Bonfiglio e eh, Vincenzo Vitale lo scorso anno entrambi eh, vestivano la maglia ganata del Trapani con la gestione eh, di Mister Moggia, eh, andiamo a vedere eh, tutto quello che c'è da sapere in questa partita. Uh, Sant'Agata, posizione quarta: uh, punti 35, eh, partite 20, 11 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. 41 gol segnati, 25 subiti, differenza a rete. Eh, per Sant'Agata 16, gol: eh, media gol a partita 2.1, oh, due gol sul rigore, media età 21.5, 21, 21 munizioni, una espulsione. Capo cannoniere del Sant'Agata, proprio Lex eh, di turno. Oh, Vitale, diciamo che al provinciale domenica sarà una partita molto importante. Una partita che vale tantissimo dopo la settimana difficile che si è vissuta in casa Trapani con le sonnete di Mister Monticciolo la parte della società. Invece, il Sant'Agata arriva al provinciale con quarta posizione con 35 punti. Il Sant'Agata, che per l'ennesimo anno sta facendo un ottimo campionato di, eh, di serie D girone I22-23 eh, diciamo che ci possiamo aspettare una partita eh, bella e combattuta da entrambe le squadre andiamo a vedere invece il Trapani Trapani si trova alla settima eh, posizione con 28 punti 20 partite giocate 6 vittorie eh, 10 pareggi e 4 Sconfitte, gol eh, segnati 28, subite 21, differenza del rete 7, media gol a partita 1.4. 6 gol eh, sul rigore, media età 23.2, 32. Ammonizione e 3 espulsione. Capo cannoniere eh, Fabrizio Calboni, diciamo che eh, un Trapani che arriva dalla eliminazione della Coppa eh, Italia di mercoledì contro il Lamezia in terra calabrese mentre il Sant'Agata arriva dalla bella vittoria in casa per 5-2 contro la polisportiva Santa Maria a dirigere l'incontro sarà il signor Gaetano Alessio Bonafè, buonasera della sezione AIA di Enna gli assistenti saranno Riccardo Liotta e Angelo Maschia uh, Maschia saranno questi la uh, composta così, la tenna arbitrale, ricordiamo che eh, la gara inizierà alle ore 14.30. Eh, non ci sono ancora comunicazioni eh, ufficiali eh, se la partita eh, si giocherà con il pubblico, perché vi spieghiamo anche questa cosa, perché la società la scorsa settimana aveva presentato ricorso alla Corte di Appello e ancora però oh, non c'è comunicazione. Dunque, al momento la gara uh, sembra che sia a porte chiuse. In caso in cui nelle prossime ore ci dovrebbe essere qualche novità, uh, saremo uh, subito. Uh, attivelo o comunicheremo anche sui nostri social ma ripetiamo al momento sembra che la gara si giochi senza pubblico come dalla decisione che è arrivata la scorsa settimana dal giudice sportivo però poi la società ripetiamo ancora una volta ha presentato ricorso alla Corte di Appello e ancora non ci sono notizie dunque vi aggiorneremo ogni caso nelle prossime ore.